su Radio Linea numero 1. Questa volta siamo pronti invece a parlare di un progetto Carta Giovani nazionale, ed è un progetto di cui vi stiamo parlando perché si parla di formazione, di cultura e anche di futuro. E per fare questo abbiamo due testimonianze. È bello questo collegamento perché ce ne andiamo a Palermo, dove c'è Danilo Lodato. Danilo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma non solo Danilo da Palermo, perché in collegamento telefonico abbiamo invece Michele Cagnolato dalla Cagnolati, scusate, dalla Spezia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. A voi, siete due studenti. Io partirei subito da te, Danilo. Hai utilizzato appieno quello che è il progetto Carta Giovani Nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi diciamo è uno strumento anche per formarsi sempre di più, in questo caso in un master della W Academy. Esatto, sì, è un'iniziativa comunque che per gli studenti credo sia abbastanza conveniente, perché permette di unire sia la formazione a un percorso che sia non troppo, diciamo, alto a livello di costi, quindi credo che sia un'iniziativa abbastanza conveniente per noi studenti. E nello specifico tu che cosa stai studiando proprio in questi giorni? Sì, allora io ho deciso di iniziare un percorso nelle risorse umane, quindi il Master in Human Resource Management, quindi che tratta appunto questi temi della gestione delle risorse umane. E da qui, dalla W Academy, che ricordiamo essere tra l'altro quindi fra le varie università e vari corsi che si possono fare proprio con questa Carta Giovani Nazionale, ricordo tra i 18 e i 35 anni è un'opportunità per voi di formazione, c'è poi invece ad esempio Michele collegato dalla Spezia, dove lui è uno studente dell'Istituto Pantheon Design and Technology e grazie a questa carta già ti sei iscritto al terzo anno, mi confermi? Sì, ho colto la palla al balzo di questa opportunità, insomma, mi è sembrata veramente ottima, insomma, per estendere queste conoscenze, insomma, il terzo anno si apre alle porte, insomma, in questo modo, ecco. Ed è importante perché tu, tra l'altro, come anche nel caso di Danilo, in questo caso parliamo di graphic e game design, sono anche curioso di sapere che cosa poi studiate fattivamente, insomma qui si parla di game, di un mondo che comunque rappresenta l'evoluzione tecnologica e digitale. Assolutamente, siamo sulla cresta dell'onda, parliamo di gamification, realtà aumentata, modellazione 3D, game design, graphic design applicata al game design, quindi insomma assolutamente diamo uno sguardo al futuro in questo senso. Si guarda al futuro, grazie per essere stati con noi. Io però ora vorrei un attimo sdrammatizzare, se poi in realtà non abbiamo parlato di cose serie ma abbiamo parlato di futuro che comunque ha la sua accezione ovviamente importante nella vita. A Palermo che cosa si mangia oggi a pranzo? Perché qui passiamo dagli arancini. A Palermo si usa arancina. Arancina, scusa, è vero. Poi dipende un po' dalle varie zone, no? Della Sicilia, insomma, a Palermo, ok. Mentre invece alla Spezia, Michele, come concludiamo? Mi aspetta una bella pasta al pesto. Una bella pasta al pesto. E con questo viaggio culturale ed enogastronomico io voglio salutare i nostri due ospiti, Danilo Lodato, appunto iscritto al Master di Human Resource Management della W Academy, e Michele Cagnolati, invece studente, come dicevamo, di laurea in Graphic Game Design dell'Istituto Pantheon Design Technology. Per chiudere la cosa, Michele, so che potevamo dire, affrontare una cosa anche un po' intima tua, ma è bello poterlo condividere con tutti, perché anche questo è un segnale di evoluzione, di istruzione e di speranza nel futuro. Ti ringrazio per l'opportunità di parlarne. Sono uno studente con una disabilità fisica, per me poter studiare completamente online è stata ovviamente una svolta, quindi ci tenevo a sottolineare la possibilità oggi di poter studiare totalmente online, di formarsi, affrontare un'università online completamente, grazie in questo caso all'Istituto Pantheon, me è stato veramente importante davvero, grazie mille per la possibilità di testimoniare questa cosa, ecco. A noi ci fa molto piacere sapere questo, proprio perché insomma in qualche modo anche la formazione, quando si parla di istruzione,
oggi nel 2023 non si può ancora parlare di barriere, e quindi grazie alla digitalizzazione, insomma, speriamo che si vada sempre verso questa direzione, come lo stesso appunto immagino sia per Danilo, che da Palermo segue dei corsi online, quindi dall'altra parte magari d'Italia con la W Academy. È stato un vero piacere e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la vostra carriera, perché sicuramente magari ci ritroveremo a parlare delle vostre professioni. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Una buonissima giornata. Questo è tutto quello che può offrire, come dicevo, la carta giovani nazionale. Ditelo magari ai vostri figli tra i 18 e i 35 anni, approfittatene.